I poligoni sono figure geometriche piane delimitate da una linea spezzata chiusa. Questi, ad esempio, sono poligoni. Mentre questi non sono poligoni. Un poligono è fatto da lati. Un lato è ciascuno dei segmenti che formano la linea spezzata. Vertici. Un vertice è il punto in cui si incontrano due lati consecutivi. Angoli. Un angolo è la parte di piano compresa tra due lati consecutivi. Diagonali. Una diagonale è il segmento che congiunge due vertici non consecutivi. I poligoni vengono classificati in base al numero di angoli o di lati. In ogni poligono il numero dei lati è uguale al numero degli angoli. Provate, se riuscite, a farne uno che non rispetti questa definizione. I poligoni con tre lati e tre angoli si chiamano triangoli. I quadrilateri hanno quattro lati. I poligoni con cinque lati sono i pentagoni, mentre gli esagoni hanno sei lati. E gli ottagoni hanno otto lati e otto vertici, e così via. Se un poligono ha tutti i lati uguali, si chiama equilatero. Se ha uguali tutti gli angoli, si dice che è un poligono equiangolo. Infine, se ha uguali tutti gli angoli e tutti i lati, allora è un poligono regolare. Vediamo ora due famiglie di poligoni. Quella dei triangoli e quella dei quadrilateri. I triangoli possono essere classificati in base ai lati o in base agli angoli. Il triangolo equilatero ha tutti e tre i lati uguali. Il triangolo isoscele ha due lati uguali, mentre il triangolo scaleno ha tre lati di lunghezze differenti. Un triangolo è rettangolo se ha un angolo retto. È ottusangolo se ha un angolo ottuso. Si chiama infine acutangolo quel triangolo che ha tutti e tre gli angoli acuti. Per quanto riguarda i quadrilateri, si chiamano trapezi i quadrilateri che hanno almeno una coppia di lati paralleli. Tra questi, i parallelogrammi sono quei quadrilateri che hanno due coppie di lati paralleli e hanno anche gli angoli opposti uguali. I rettangoli sono parallelogrammi con quattro angoli retti. I rombi sono parallelogrammi con quattro lati uguali. Infine, i quadrati sono quadrilateri, equiangoli e equilateri. Hanno quattro lati uguali e quattro angoli uguali, tutti e quattro retti. Riassumendo, possiamo usare questo schema. Questi sono i poligoni. Questi i quadrilateri. Tra questi ci sono i trapezi, abbiamo poi i parallelogrammi, i rettangoli, i rombi e infine i quadrati che riuniscono tutte le caratteristiche. Per concludere, tutti i poligoni con più di tre lati possono essere concavi o convessi. Sono convessi tutti i poligoni che hanno tutti gli angoli interni convessi, quindi minori di 180 gradi. Sono concavi quei poligoni che hanno almeno un angolo interno concavo, cioè superiore di 180 gradi. Si può dire anche: un poligono è convesso se i prolungamenti immaginari dei singoli lati escono tutti dalla figura a cui appartengono. Se invece qualche prolungamento si interseca con quello di un altro segmento del poligono, esso allora è concavo.